Ciao a tutti Marvel fans, I Am Groot può essere descritto in tre parole, divertente, estivo e io sono Groot. La serie animata consiste in 5 corti, ambientati uno tra il primo e il secondo volume dei Guardiani, mentre i restanti 4 sono ambientati tra le post-credit del secondo volume. Sostanzialmente ci vengono raccontate 5 storie brevi sulle avventure di Baby Groot, che dopo essere rinato da un vasetto inizia a riscoprire la galassia che lo circonda. Addirittura, nell'ultimo corto, abbiamo anche il cameo di Rocket, che interviene dopo che Groot ha praticamente fatto esplodere una zona della nave dei Ravagers. Lo stile in cui è stata realizzata la serie è molto interessante, infatti i fondali sono molto reali, soprattutto gli interni della navicella dei Guardiani che noi conosciamo molto bene. Anche Rocket mi è sembrato molto reale, anche perché a tutti gli effetti anche lui è fatto totalmente in CGI. Personalmente lo stile del fotorealismo è un punto di forza, perché sì, la serie è comunque animata, ma allo stesso modo gli episodi potrebbero stare benissimo anche all'interno di un film. Ho apprezzato molto anche l'escamotage per ridurre il minutaggio della sigla dei Marvel Studios, che altrimenti sarebbe stata quasi lunga come tutto il corto. Rimanendo sulla sigla, abbiamo la conferma che quando si tratta di prodotti animati il logo dei Marvel Studios prende una sfumatura quasi fumettistica, identica a quella vista in What If. Ora aspettiamo con ansia l'arrivo di She-Hulk la prossima settimana. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Friday, fammi un favore, attiva protocollo e iscriviti al canale. Attivate la campanella così da rimanere aggiornati sui nuovi contenuti del canale e non dimenticate di iscrivervi.